Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzo e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4 Vita nel Ranch. Allora ragazzi, sto registrando questo episodio subito dopo aver registrato lo scorso, perché sono tornato dalle vacanze dall'Andalusia, dove, come vi dicevo, è terra di cavalli, terra di ranch, terra di distese enormi, di fieno, di praterie, eccetera, eccetera. E quindi sono super preso bene, super ispirato. Allora, come vi dicevo nello scorso episodio, i nostri sim si stanno appena svegliando. Mi piacerebbe partecipare ad una nuova gara con la nostra Rutilia e la nostra Daphne, dato che comunque abbiamo partecipato solo a una gara. Però Rutilia sta ancora dormendo, si deve anche divertire. Tra l'altro, quindi io direi di chiedere al cavallo di giocare Rutilia. Vediamo se magari va direttamente. Sta sognando fantasmi, tra l'altro, Rutilia. Mi piace molto questa cosa delle piante, perché noi non possiamo fare niente con queste piante. Potremmo controllare nuovamente. Apri. Non è ancora invecchiato, leggermente invecchiato, 110 raga, neanche tanto. Produci nettare, vediamo se possiamo fare qualcosa, no. Pulisci la macchina del nettare, questo sì, lo possiamo fare, visto che ci troviamo. E lei sta andando a parlare col padre. Oggi raga, appunto, ci diamo una bella smazzata alle competizioni, dato che si può partecipare a una competizione alla volta. È un po' strano, eh. Facciamo quattro fragole. Produci nettare. C'è quello delle fragole. Oddio, dobbiamo fare livello 2. Puoi trovare ingredienti acquistati. Scusate, no, non ho capito. Quindi mele. Acquistiamo due mele. Acquistiamone due, così ne facciamo due. Produci nettare. Ma dai, ma ne abbiamo bisogno di tre. Ma allora, tutto a posto? Ce la posso fare? Produci nettare, ora si può fare. Dobbiamo fare almeno il livello 2, dai, di questo nettare. Rutilia, raga, sta dormendo come se non ci fosse un domani. Cioè, tutto a posto, amo? Stai bene? Stai bene? Fame, socialità, igiene. Amo. Ci svegliamo? Ci vogliamo svegliare, che sono le 11, dormigliona. Forza! Mentre lui va a produrre del nettare. Dai che dobbiamo andare a fare una competizione, ama. Allo? Allora, chiedi al cavallo di mangiare, Rutilia. Chiedi al cavallo di bere, Rutilia. Ok. Poi chiedi al cavallo di giocare, ovviamente, Rutilia. Nel frattempo lui si sta facendo eccala, col giusto. Ha un prezzo superiore a quello nominale, visto che al momento non è richiesto. Ah, c'è il tipo che, come si chiama lui? Girl, eccolo qua. Lui. Ok. Ci proviamo. Ci possiamo provare a venderlo. Cioè, questa cavalla non sta capendo niente. Divertimento scarsa. Amo, vai a giocare. Vai a giocare. Amo, dobbiamo fare almeno il livello 2. Forza con questa preparazione di nettare. Dacci dentro. Su. E non è che possiamo stare qua 18.000 anni. Amo, tutto a posto. Chiedi al cavallo di giocare. Oh, forza. Perché non va a giocare? Non c'è spazio? No, allora facciamo così. Montiamo su. Oppure no, aspetta. Raga, aiuto, cura dei cavalli, spazzola. Amichevole, parla con. Amichevole, fatti raccontare gratta il collo. Amichevole, strofina il collo. Vediamo queste interazioni mentre lui finisce le sue ore, praticamente. Sta mangiando e non ci sta cagando proprio, Rutilia. Patata, ma che hai? Temperamento 4. Racconta una barzelletta. Amo, ma cambia abiti. Nutri dalla mano. Pulisci gli zoccoli. Amo, e sei scarsa. Come faccio a farti divertire? Facciamo così. Allora, montiamo su. Questo lo mettiamo nell'inventario. Proviamo, dai. Scusa, proviamo a
Ma se noi facciamo così, se noi montiamo sul cavallo e ci andiamo ad allenare, aumenta il divertimento? Speriamo di sì. Ok, divertimento basso, tutto il resto è eccellente, raga. Proviamo, proviamo. Scusate. Così ci alleniamo pure. Esercitati con i salti semplici. Vediamo se si diverte. Rutilia si annoia un po'. Valuta la collocazione di una palla di gomma con cui il tuo cavallo può giocare. Amo, vediamo se aumenta facendo questa roba. Colloca nello scenario. Oddio, Ruti, non sei proprio molto brava, eh. Ok, chiama il cavallo per giocare. Vediamo se riesce a giocare almeno qui. Riposiziona gli ostacoli. Adorabile. Lo dobbiamo fare pure noi. Eccola là. Così va. Oh, girl! Amorà, amorino! Ma bellissima questa interazione. Bellina! Bellina! Infatti ne faccio una foto. Guardate che bella! Bellissima. Bellissima. Madò, io ho sempre l'ansia, raga, mentre registro, che magari mi parte la registrazione, non va la registrazione. Tutto buono, molto bene, molto bene. Ok, non c'è niente di meglio della sensazione che si prova annientando il boss di fine livello. Gradisci i videogiochi? No, decisamente no, amo. No, volevo capire questo piuttosto. Si può piantare, effettivamente. Effettivamente. Allora, quando lei ha finito, lui è flirtante, ragazzi, e abbiamo nettare di miele. Dovremmo. Tutto primavera, adorabile. Dovremmo andare a vendere questo al tipo, effettivamente. Effettivamente. Metti nell'inventario perché è nostra questa. E montiamo su, ragazzi. Per oggi non c'è nettare, gente. Spero di vedervi presto. Amo. In realtà c'era il nettare da venderti. Lei è salita, tra l'altro, con molta tranquillità. Raga, proviamo a fare una competizione? Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo fatto questo qui, dovremmo fare l'intermedio. Però io a questo punto, scusate, fatemi vedere, facciamo quelle da principiante prima. Manca un po' di agilità. Il cavallo di che riduce leggermente. Raga. Il cavallo ha un umore negativo. Prova di portamento. Proviamo, raga, proviamo, dai. Vediamo. Il cavallo ha l'umore un po' negativo. Perché è triste? Cosa l'affligge a Rutilia? Cioè, che cosa l'affligge? Non si sa. Qui c'è il centro. Allora, c'è un problema, raga. Volevo dirvi questa cosa. Il ranch non sarà in questo quartiere. L'ho fatto ovviamente in un quartiere diverso. E quindi questa cosa un po' mi dispiace. Sapete perché? Perché questo quartiere è comodo per questa roba. Oggettivamente, è proprio comoda per questa roba. Oddio, ma qui si è rotta. Sostituisci. Butta via. Calpesta. Adorabile. Io con lui volevo conoscere il tipo del nettare. In realtà, facciamo una roba. Facciamo una. Ok, qua abbiamo conosciuto un po' di persone. Andiamo a trovare di nuovo se ci fosse. No, non c'è lui. Porca miseria. Dovevo conoscerlo, raga. Produci diverse bottiglie di nettare. Abbiamo 5. Blocchiamo, blocchiamo, blocchiamo tutto. Lui deve fare livello, raga. Produci nettare anche di uva. Ci abbiamo solo il livello 1. Uva, facciamone 3. Produci nettare, uva. Raga, dobbiamo sbrigarci con questo lavoro, eh. Ma sta al telefono lei, gioca una partita. Amo, ma non stavamo facendo come si dice, la competizione? Niente, lui. Ok, sta producendo nettare come se non ci fosse un domani. Deve aumentare, raga, il suo livello di abilità. Tra l'altro, consegui livello 5 di preparazione del nettare. Ma secondo me è fino a livello 5, infatti. Produci 50 bottiglie di nettare di qualità eccellente. Guadagna 100.000 simoleon vendendo nettare. Raga, non è facilissima questa aspirazione. Perché sono aspirazioni a singolo blocco. E quindi. Cioè, conserva tutte le bottiglie di nettare. Adorabile. Non ancora invecchiato. Leggermente invecchiato, raga. Quanto ci metteranno poi le bottiglie ad invecchiare? E questa è la domanda.
la domanda fatidica. Se tu facessi livello 2, già io sarei molto felice, posso dire. Però mi sa che ci metteremo un po'. L'unica cosa è che nel nuovo ranch, raga, non credo abbiamo bottiglia scadente. Adorabili, adorabili. Mettiamole ad invecchiare, raga. Conserva tutte le bottiglie di nettare, vai. Mettiamo tutte le bottiglie lì. Adorabile. Ah, qua si potrebbe raccogliere già l'erba. Lei ancora sta facendo la cosa, mi sa. Servi la cena, panino vegetariano. Ma abbiamo una zona dove poter cucinare? Sì. Questi due primi episodi, ragazzi, tornati dalle vacanze, sono abbastanza tranquilli. Nel senso che io sono super ispirato, ma nello stesso tempo volevo anche riprendere mano nel giocare. Quindi mi sto godendo questa famiglia senza drammi per ora, in questi due episodi, senza infamie, come dire, senza infamie e senza lodi. Sto proprio giocando il gameplay di questa aspirazione, quindi il nettare, le competizioni, eccetera, eccetera. Però presto, raga. Ma tutto a posto? Ma non l'ha fatta. Non l'ha fatta. Io non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non aveva fatto la competizione, raga. No, vabbè. Io morto. Stavo aspettando cosa? Il nulla stavo aspettando. Allora, visto che ci siamo, mentre aspettiamo il nulla. Allora, qui devo aumentare. Manderei un messaggio. Anzi, chiacchiererei con il nostro Umber. E poi invierei anche un messaggio giocoso, why not, dato che siamo giocosi quest'oggi. Adorabile. Allora, raga, nel prossimo episodio dobbiamo conoscere assolutamente lui. Come si chiama? Non so come si chiama, però dobbiamo conoscere lui per vendere il nettare in maniera più copiosa, per guadagnare un po' più di soldi, raga, perché sennò ciao e arrivederci. Potrebbe diventare amico di Pontiac, che in realtà è una persona molto solitaria, una persona che non ha voglia di fare amicizie o cose del genere. Però, essendo un anziano del villaggio, come dire, del quartiere, della cittadina, why not? Un vecchio amico, perché no? Effettivamente. Lui intanto sta parlando con Umber. Avevo appena detto che era un episodio senza drama, ma io ovviamente non so stare fermo, raga. E quindi se non so cosa fare, faccio del drama. Adorabile. Produci nettare? No, puliamo la macchina del nettare. Se no poi si rompe e ci rompono a noi poi le palline. Dobbiamo diventare amico, coniuge, dobbiamo diventare qualcosa con questo Umbertal. E vabbè, ma allora ditelo! Un cavallo rilassato è un cavallo vincente. Il vostro tocco delicato e la vostra destrezza hanno avuto la meglio sulla concorrenza della divisione dei principanti. Nessuno può negare l'eccellente intesa tra te e il tuo cavallo. O è ora di rimetterti in sella per il prossimo livello. Abbiamo guadagnato l'oro, ragazzi! Adorabile! Adorabile! Consegui livello 10 di equitazione, competi in 15 competizioni equestre, vinci l'oro in 5 competizioni equestre magistrali, piazzati nel campionato supremo. E vabbè, allora raga, bravissime! Ma bravissima Ruti, ma sei proprio brava, amo! Bravissima! Ti dirò, nutri dalla mano è un frutto che sa di cioccolato, qua finalmente. Ah, possiamo dare a Ruti la cioccobacca, dai, anche se ci siamo. Raga, ma ha pisciato in diretta? O sbaglio? Ha pisciato in diretta, raga. Ha pisciato in diretta. No, vabbè. Va bene, raga. Io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. Se ovviamente siete nuovi, vi ricordo di iscrivervi al canale. Ma oltre ad attivare la campanella, vi chiedo di commentare. Fatemi sapere come vi chiamate, da dove venite. Fatemi conoscere un po'. E ovviamente, raga, per tutti gli altri, vi ricordo che potete mettere un mi piace e commentare per scrivermi tutto ciò che volete, dove state passando le vacanze. Come vedete, settembre, raga, perché per me sarà un periodo durissimo. E nulla, raga. Io vi mando un bacio dal vostro Danzo, è tutto. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.